Ho detto a Gerardo prima che mi citava alcuni titoli che erano legati ad un mio hobby, perché un maestro mi ha insegnato che è importante avere un hobby e per non soccombere troppo alle patologie psichiche mie e altrui, con cui vengo in contatto, mi curo un po', occupandomi di storia dell'architettura che riesce ad aerarmi un poco. Ringrazio Luca Borzani e Palazzo Ducale e i suoi collaboratori, Edgardo Levi, presidente del Centro Studi Balletto, e i collaboratori, tra cui Gerardo Cunico, per questo invito di questa sera. Il mio intervento, come è stato detto, si situa in un ciclo che si pone, la questione del male, che è un enigma per la filosofia e forse anche per la teologia, è un mistero. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi, l'autore parla di mysterium iniquitatis, di un mistero di iniquità. E altrove si parla di mysterion anomias, il mistero della trasgressione. Vorrei fare due premesse a quanto dirò. La questione dei demoni, di Satana, con tutti i nomi che cercherò di evocare, si pone non solo nella cultura giudaica e nella cultura cristiana, ma in altre culture. Anzi, la cultura giudaica è debitrice, della cultura mesopotamica e persiana, sulla demonologia e su altre questioni. Ci sono epoche diverse nel giudaismo e all'inizio la questione degli angeli e dei demoni è abbastanza leggera. Si acuisce fortemente con il tardo giudaismo ed è legata al fatto che più si afferma il monoteismo, più diventa difficile giustificare il male. All'inizio dei testi più antichi, nell'ebraismo non si esita ad attribuire il male a Dio. Il male e il bene vengono da Dio. Poi fa difficoltà attribuire il male a Dio, come fa difficoltà anche a noi. E quindi, si sviluppa l'angelologia e la demonologia. Questo avviene nel tardo giudaismo, cioè secondo primo secolo prima di Cristo. Prima evidentemente se ne parla. Non si può non parlare, non si può parlare dei demoni o di Satana senza parlare degli angeli. Gli angeli, sono abbastanza frequenti, nella Bibbia e hanno una funzione di intermediari. Mi sembra che la questione della demonologia e dell'angelologia abbia come centro, come cuore, il problema delle mediazioni, cioè il problema degli intermediari. Conoscete o letterariamente o perché frequentate questi testi, che la Bibbia ripete: chi vede Dio muore. Dio è inaccessibile e bruciante e non si può avere un accesso diretto a lui. Pensate a Mosè, al Sinai, quando si deve velare, deve stare distante e quindi c'è sempre una questione di mediazioni, che è una questione anche moderna che ci può e ci deve interessare. L'angelo in ebraico è Malak, come nome proprio, il profeta Malachia anche, in greco è Angelos, vuol dire messaggero. E tra le varie forme di messaggero, qualcuno sono anche stupefacenti, ma ce ne sono di quelle ordinarie. Io sono molto affezionato a quei tre messaggeri che incontrano Abramo alle querci di Mamre, che si presentano come tre pellegrini. Abramo li riceve, certo curiosamente sono tre
e si rivolge a loro dicendo Signore al singolare, ma si presentano come degli esseri umani che mangiano, bevono, sono ricevuti e andandosene promettono un figlio a Sara. I messaggeri possono anche prendere o avere forma umana. Questo pone un problema di interpretazione e certo quello che rimane al cuore è il problema delle mediazioni e questo tema che attraversa l'Antico e il Nuovo Testamento, pensate al prologo di Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio suo ce l'ha rivelato, cioè non c'è un accesso diretto a Dio. Questo è anche un'indicazione, credo, preziosa per noi per calmierare un poco la sete di visioni e di visioni straordinarie che a volte attraversano certi gruppi. Quindi gli angeli sono nell'Antico Testamento membri della sua corte, Dio è spesso presentato come un re orientale, gli angeli fanno parte della corte, lo osservano, sostengono il suo trono, si sviluppa poi tutta una serie di gerarchie angeliche, i serafini, i cherubini, molto mutuati in parte dalla angelologia persiana. Legati agli angeli ci sono i demoni, perché il tardo giudaismo interpreta i demoni come degli angeli caduti. Quindi ci sono degli angeli buoni e degli angeli cattivi. I demoni sono degli angeli ribelli. E questo linguaggio degli angeli, dei demoni, può sviarci, ma pone delle questioni cruciali che sono quelle della libertà e quella della scelta e della responsabilità. Cioè questi spiriti hanno scelto, erano dotati di libertà e alcuni hanno scelto che cosa potevano fare degli spiriti, di ribellarsi, cioè il peccato è l'orgoglio, è la ribellione. Questi temi pongono un tema che è ritornato di grande attualità. Gerardo Cunico ha prima detto che mi sto occupando di limite. C'è un gruppo e un amico che si chiama Jean-Pierre Lebrun che alla fine degli anni 90 ha scritto un libro che non è ancora stato tradotto, intitolato Un monde sans limite, un mondo senza limite. E curiosamente gli psicanalisti, in questo gruppo fa parte anche Gaucher, che è uno storico piuttosto conosciuto, si pongono il problema del limite. È curioso che all'inizio del Novecento Freud e gli psicanalisti sono stati considerati come dei incitatori quasi alla trasgressione e adesso si pongono invece il problema di ciò che fa limite e deve fare limite, perché sembra che nella nostra cultura non ci sia più un limite, qualcosa che viene a fare limite, che è il grande tema del giardino. Se mangerai di questo frutto diventerai simile a Dio. È stato diversamente interpretato, Sant'Agostino ha poi parlato di peccato originale, questo termine nella Bibbia non c'è. Sant'Agostino ha detto delle cose straordinarie per la fede e per il pensiero, pensate solo alle confessioni, ha detto anche qualche cosa meno utile, per esempio che i bambini che muoiono senza battesimo vanno all'inferno, e questo è durato fino a quando il mio confratello Sant'Alberto Magno non ha palliato alla cosa, diciamo pure inventando il limbo. Allora, se mangerai di questo frutto diventerai simile a Dio, è il serpente che tenta. E quando il Padre Eterno si rivolge ad Adamo, Adamo scarica su Eva, Eva scarica sul serpente. Ho letto un recente commento dove, devo dire con soddisfazione, interpretavano il serpente
non come un serpente che è difficile che parli e che però si muove sinuosamente, si insinua come una parte di Eva e una parte di Adamo. E questo è l'altro grande tema degli angeli e dei demoni, la mediazione, ma anche il riferimento a quella esperienza fondamentale che è la, permettetemi di chiamarla così, la divisione soggettiva. Noi siamo abituati, la modernità è abituata a parlare di io diviso, a qualche filosofo non piace, ma di divisione soggettiva. Ma già Seneca e San Paolo dicevano meliora proboque peiora sequor, cioè parlavano di una divisione che tutti sperimentiamo, non siamo un monoblocco. Dentro di noi c'è una divisione, una parte che tira da un lato e l'altra che tira da un altro lato. Certo, il demonio, il diavolo, ci scarica di responsabilità. Pensare che è il diavolo che è responsabile di tentazione e di certe nostre scelte è più confortante che pensare che dipende soltanto da noi. Il diavolo ha molti nomi e all'origine di questa credenza, derivata anche molto dalla religione babilonese, che aveva una demonologia molto complessa e con degli esorcismi, naturalmente l'altro tema, il primo tema che vi ho detto è quello dell'affermarsi del monoteismo. Nel giudaismo non è stato chiaro e netto fin dall'inizio il monoteismo, si è affermato lentamente, è diventato difficile il problema del male nel monoteismo. E allora degli esseri sottomessi a Dio, ma con maggior libertà degli uomini, sono diventati gli aiuti, i mediatori buoni e i mediatori cattivi. L'altro tema è quello della malattia, che è evidente anche nei Vangeli. Alcuni demoniati dei Vangeli non è difficile, in due casi lo si dice esplicitamente, ma in altri casi non è difficile riconoscere degli epilettici, perché sbattono per terra, è la descrizione di una crisi epilettica. La scienza del tempo non aveva sufficientemente scrutato il fenomeno e in modo fenomenologico descriveva questo dicendo un daimon, che vuol dire una potenza, una forza, gli è entrata dentro e lo scuote, una descrizione fenomenologica. Non è che oggi noi siamo avanzatissimi sulla epilessia, ma non diciamo più che è un demonio. Allora, l'antichità attribuisce facilmente le malattie, in particolare la peste, ma anche la febbre e altre malattie o altre calamità, ad una forza negativa, ad un demonio, che abitano in luoghi deserti, in mezzo alle rovine. Anche nei Vangeli ci sono degli indemoniati, fra virgolette, che arrivano dalle rovine, oppure sono presentati con dei nomi curiosi. Per esempio, un rituale ordina di abbandonare un indemoniato chiamando questo demone Azazel. Ci sono degli aspetti che potremmo chiamare folcloristici o di religiosità popolare che interpretano la questione dei demoni. C'è un esercito di demoni e c'è una mitologia. Qui faccio una piccola parentesi. Ovviamente la Bibbia si serve di generi letterari e per esempio il racconto della creazione del Genesi non è da intendere alla lettera come un racconto scientifico secondo le scienze di modello fisico-matematico. Gerardo Cunico ha evocato padre Rovasenda, che come sapete è il teologo che ha sdoganato Galileo Galilei, e amava citare una frase di Galileo Galilei nella lettera, credo, alla principessa di Lorena:
dove diceva che nella Bibbia si dice non come vadia il cielo, ma come si vadia in cielo. Quindi la Bibbia non è un libro da interpretare scientificamente se la Terra gira attorno al Sole o il Sole attorno alla Terra, e di attenersi a questo, ma è un libro che parla di come si vada in cielo, cioè con una prospettiva diversa. Ci è voluto molto tempo per fare questa distinzione. Nel Nuovo Testamento si parla di demoni, si parla di indemoniati, per esempio quello della sinagoga di Cafarnao, che ne parla Marco, ne parla anche Matteo, la figlia della sirofenicia, il ragazzo epilettico, l'indemoniato muto, Maria di Magdala. E è difficile situare il limite tra possessione e malattia. Gesù guarisce a volte gruppi importanti di malati, ma anche scaccia i demoni. Affrontando la malattia, Gesù affronta Satana. E nel Nuovo Testamento gli esorcismi si fanno nel nome di Gesù. Su questo tornerò perché mi sembra un tema importante. L'esorcismo è il medesimo, sia che si tratti del mare in tempesta, Gesù minacciò i venti e il mare, Matteo 8:26, altrove dice taci, calmati, nel racconto di Marco, o di un caso di epilessia. Gesù lo minacciò. Si usa lo stesso verbo per l'esorcismo del mare o l'esorcismo di un epilettico. Un punto centrale che distingue il Nuovo Testamento e la persona di Gesù nel rapporto alla malattia e agli indemoniati è la centralità della parola. Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati con la parola, Matteo 8:16. Questo mi sembra un punto centrale. Gesù guarisce con la parola, alzati e cammina. Vi farò tra poco una serie di altri esempi. È una parola che assomiglia alla parola creatrice dell'inizio, Dio disse e fu. La Bibbia la chiama una parola potente, una parola forte. E mi permetto di fare una analogia con la psicoterapia o con le psicoterapie, con le forme di cura basate sulla parola. La scoperta freudiana è che c'è una analogia, c'è una parentela tra sintomo e parola. Anna O, che se qualcuno ha frequentato questi testi, che era una giovane isterica viennese, curata da Breuer, non da Freud, chiamava questa cura talking cure, cura attraverso le parole. Loro avevano elaborato un modello che qualche cosa di dimenticato e di rimemorato produceva una remissione dei sintomi. Ci tornerò tra poco su questo. Ma noi occidentali siamo abituati a pensare che le parole sono ciance, solo parole, quello che conta sono i fatti. Nella tradizione giudeo-cristiana le parole sono fatti. E la parola fedele, ecco, che a noi fa subito in mente di non fare le corna o di cose di questo genere, che è già qualcosa, però la fedeltà è una parola che realizza ciò che dice. Dio è fedele perché è fedele alla sua parola. E questa parola è una parola forte, una parola potente, che realizza ciò che dice. Certo, certe cure, non tutte, sono fondate su questo, su una comune misura tra sintomo e parola. Cioè, potremmo dire che il sintomo, evidentemente ci sono dei sintomi organici non riconducibili a questo, ma certi sintomi sono delle parole abortite, delle parole
non digerite, qualcosa che non riuscendo a dirsi, a elaborarsi, fa stare male. Matteo 8,3, quando gli portano un indemoniato, Gesù dice: sii purificato. Ancora in Matteo: ma avvenga per te come hai creduto, e in quell'istante il suo servo fu guarito. Gesù dice: andate, a quegli indemoniati che gli portano, e i demoni uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. E alzati, prendi il tuo letto e va a casa tua. Gli portano dei ciechi e Gesù dice: avvenga per voi secondo la vostra fede. Tendi ad una persona che aveva la mano arida, cioè paralizzata, tendi la tua mano, egli la tese e quella ritornò sana come l'altra. È una questione di parola. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. I Vangeli attenuano l'aspetto bizzarro o spettacolare degli esorcismi. Gli portarono una folla di zoppi, storpi e ciechi, sordi e molti altri malati. Egli li guarì. La folla era piena di stupore. E poi c'è una parola che possiamo ricondurre a Gesù stesso, che è riportata da Matteo e da Luca. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Lo accusano gli astanti che lui scaccia i demoni in nome dei demoni. E allora Gesù si difende e dice: se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Matteo invece di dito dice spirito. C'è spazio per poter dire che il riferimento a certe parole come demonio, spirito bugiardo, ingannatore, accusatore. Satan vuol dire accusatore, anzi è il nome del pubblico ministero, colui che accusa. Nel giudaismo antico, faccio riferimento per esempio al libro di Giobbe, che può essere situato all'inizio del V secolo, all'inizio, forse alcuni di voi conoscono, che Dio permette a Satan di tentare Giobbe. Giobbe aveva un grande patrimonio, aveva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asini e molti servitori. E Satan dice: sì, sì, tanto bravo il tuo Giobbe, però prova un po' a toccarlo sui soldi, vedrai come reagisce. E allora Dio permette e Giobbe perde tutto, ma Giobbe rimane fedele a Dio. E vabbè, i beni sono qualcosa, toccalo un po' sulla salute. E allora gli vengono delle piaghe purulente, i figli lo mettono sul letamaio e Giobbe persiste. I suoi più cari amici vengono a dirgli: ma tu avrai fatto un peccato, perché ovviamente nel giudaismo antico il male era legato ad una colpa, e questo lo rende più facile da interpretare. Per la prima volta, o se non per la prima volta in modo forte, nel libro di Giobbe si pone il problema del male del giusto, che per il cristianesimo sfocerà in modo clamoroso in Gesù Cristo. E gli amici più cari di Giobbe dicono: avrei fatto un peccatuccio senza esserti una cosa. Giobbe nega. Dice: siccome Dio mi ha detto che mi avrebbe premiato in questa vita se io mi comportavo bene, adesso deve venire qui a giustificarsi. E c'è quella famosa frase di Giobbe che molti ripetono: Dio ha dato, Dio ha tolto. Che a volte è interpretata come Dio ha il diritto di dare e ha il diritto di togliere, che sembra un Dio capriccioso, un Dio che decide tutto lui e fa tutto lui. Questo è comprensibile, ma anche un po' incomprensibile. Io credo che questa frase di Giobbe, Dio ha dato, Dio ha tolto, debba essere interpretata: se io sono stato amico di Dio quando le cose mi andavano bene, perché non devo più esserlo adesso che mi vanno male?
Questa mi sembra la grandezza di Giobbe e la fedeltà di Giobbe anche nella situazione difficile. La Chiesa, anche recentemente, dopo il Concilio Vaticano II, ha mantenuto il rito dell'esorcismo. Io ho portato qui il piccolo libro che contiene il rito dell'esorcismo. E allora, senza percorrere tutto di questo testo, vorrei fare riferimento ad alcune ad alcuni aspetti di questo rito. Ripercorre il tema degli angeli, dei demoni come angeli disobbedienti e caduti, e poi parla dell'esorcismo, che è ordinario, perché se avete assistito a un rito di battesimo, all'interno del rito di battesimo c'è un piccolo esorcismo, e c'è anche questa frase che può sembrare, soprattutto nel battesimo dei bambini, questa domanda: rinunciate a Satana. E questa espressione credo di averla sufficientemente giustificata con quello che ho detto prima. E soprattutto il Vangelo di Giovanni introduce l'avversario, Satana, come il rappresentante delle forze che si oppongono a Dio e a Gesù Cristo. Giovanni, a differenza degli altri evangelisti, non racconta nessun esorcismo, però racconta di una lotta tra l'accusatore, tra l'avversario e Gesù, e poi con i suoi discepoli. Quindi ci sono, quello del battesimo è chiamato un esorcismo minore, ma poi c'è l'esorcismo maggiore. Va da sé che film come L'Esorcista, altri film, trasmissioni come Il Tredicesimo Apostolo o altre cose del genere non aiutano a comprendere il nostro tema di questa sera. E anche qualche esorcista, il padre Amort, che è un esorcista molto noto, che si fa intervistare in uno studio con manifesti satanici, secondo me non aiuta a comprendere esattamente queste cose. O quando si fa fotografare in mezzo a Piazza San Pietro con un crocefisso di notte che scaccia il demonio dal Vaticano. Sono cose che confondono più che chiarire, che fanno, che perpetuano delle tradizioni che sono più legate a vecchie mitologie o a nuove, che si perpetuano. 30 anni fa, anche nel mio lavoro, quando qualcuno mi diceva che era indemoniato e avevo l'impressione che si trattasse di altro, era abbastanza facile convincere qualcuno a vedere uno psicologo, uno psichiatra o uno psicoterapeuta. È diventato molto più difficile oggi. Ci sono molte persone che sono convinte di essere indemoniate. Molte. Ci sono delle persone che sono convinte di essere indemoniate. Ed è molto difficile convincerle ad altro. Vogliono l'esorcismo. E credo sappiate che esiste una larga attività di cartomanti, maghi, metteteci tutto quello che volete, pendolini e varie altre forme, che dicono alle persone: lei ha le è stato fatto il malocchio, e per togliere il malocchio ci vuole un esorcismo, e mandano da un esorcista di questo ambito. Io farò anche un commento su questo. Molti anni fa il cardinale Ballestrero, che era un uomo certamente non incline a cose troppo tenebrose, ha istituito a Torino 6 esorcisti per permettere che delle persone potessero ricorrere a un esorcismo senza dover pagare delle cifre piuttosto alte, ricorrendo a questi esorcisti consigliati dalla cartomante che aveva detto dell'essere che queste persone avevano subito il malocchio o qualche altra cosa. Allora, non pensiate che l'esorcismo o il malocchio o altre forme di male
siano sparite dalla nostra cultura. Possono essere considerate un retaggio che persevera, che continua, ma sono anche forme nuove che sono legate ad un modo di interpretare le cose negative che ci capitano nella via. Quello che mi sembra interessante del rito degli esorcismi è che al numero 14 si prevede quella che qui non è chiamata così, una diagnosi differenziale. E cioè si dice che il sacerdote che per incarico del vescovo deve fare l'esorcismo deve prima fare un'attenta inquisizione per distinguere se colui che crede di essere ossesso sia invece afflitto da un qualche morbo, si dice esplicitamente, soprattutto psichico. Oppure se si immagina di essere indemoniato. Avverte anche che bisogna fare che il diavolo potrebbe ingannare una persona veramente posseduta dal demonio facendolo credere di essere malato. Ma questo è il punto successivo che invita a distinguere i malefici dal malocchio, dalle maledizioni, dalla possessione. E se non c'è una certezza morale che si tratta di una possessione, non si deve in nessun modo esercitare l'esorcismo. Si chiede che la persona sia consenziente, questa mi sembra la minima delle cose, e tra gli articoli che Gerardo voleva citare, quando è uscito questo rituale che è uscito la prima volta nel 1999 e adesso c'è una nuova edizione del 13, Manlio Sodi, che è il direttore della rivista liturgica, mi ha telefonato dicendomi, mi hanno segnalato il suo nome per un articolo. Dico, ma di cosa si tratta? Il titolo è questo, quando esorcizzare? Allora io gli ho detto, ma lei mi vuol far chiamare dalla dottrina della congregazione della fede, perché è un po' difficile stabilire quando esorcizzare. Però l'ho poi scritto e certamente uno dei criteri è quello del consenso e dell'appartenenza ad una stessa cultura. Non si può esorcizzare una persona che non lo voglia, che non abbia questa attesa. Freud chiama questo transfert, e faccio una piccola digressione. Non so se vi siete mai chiesti perché certe cose funzionano, perché anche certe persone che vanno da guaritori o forme variegate che esistono nella nostra società ottengono dei risultati. Allora, mi sono chiesto più volte perché questo avviene. Senza mettere tutto sullo stesso piano, credo che quando c'è un'attesa, c'è una domanda, c'è una fiducia da parte della persona e si rivolge a qualcuno che verifica certe condizioni, può avvenire qualche cosa. Certo, può avvenire l'imbroglio, ma può anche avvenire che qualche cosa accada, che qualche cosa produca delle mutazioni, anche per quell'effetto che viene chiamato placebo. Allora, perché una persona va da uno psicoterapeuta, un altro va da una cartomante, un altro va a Lourdes o un altro va da qualche altra parte? Perché si aspetta qualche cosa da quel luogo. Allora, e ovviamente all'interno di una prospettiva di fede e di consenso che può avvenire l'esorcismo. Questo testo dice anche di consultare degli esperti, specialmente nella scienza medica e psichiatrica. E dopo aver fatto una diagnosi differenziale, soltanto con una certa certezza che si tratta di una possessione, l'esorcismo può essere fatto.
A mio modo di vedere, già nel rituale del 1614, quello del Concilio di Trento, e anche in questo, i segni che vengono indicati per distinguere la possessione dalla non possessione sono un po' deboli e bisogna fare molta attenzione. I segni sono questi. Se la persona che dice di essere posseduta dal diavolo parla delle lingue che non conosce o capisce delle lingue che non conosce, e questo può essere interpretato come qualcosa che proviene dal diavolo, oppure se conosce, parla, dice di qualche cosa che nessuno conosce, lontano, e svela delle cose. Direi, qui non lo dice, che nella diagnosi differenziale bisogna anche fare la distinzione tra quello che può essere in questo ambito e quello che possono essere delle forme cosiddette paranormali. Esistono delle forme paranormali. Oppure se fa delle cose che richiedono delle forze superiori alla sua età o alle sue condizioni fisiche di quel momento. Sono dei segni, secondo me, relativamente deboli. Aggiunge che però ci vogliono anche altri segni, come una fortissima avversione nei confronti di Dio, nel nome di Gesù, della Madonna, dei riti sacri e delle immagini sacre. Però bisogna tutto ponderare. Io direi che, come già vi ho anticipato prima, mi è capitato di parlare con delle persone che in ultima analisi, senza essere troppo psicotiche o troppo isteriche, chiedevano di essere esorcizzate e non si aspettavano altro che dell'esorcismo, e in questo caso credo che si debbano indicare degli esorcisti seri, perché qualche volta, e questo mi permetto anche di dirlo, anche persone che ho conosciuto che hanno cominciato a fare gli esorcisti, dopo molti anni che fanno gli esorcisti, vedono diavoli da tutte le parti. E c'è anche proprio un, come dire, mi è capitato di constatarlo più di una volta, con persone serie e preparate che subiscono quasi una specie di condizionamento dall'essere continuamente in contatto con persone che dicono di essere indemoniate. E questo per quanto riguarda il rituale, che come struttura si svolge così. Inizia con un'aspersione dell'acqua benedetta in memoria del battesimo, le litanie, i salmi, si legge il Vangelo perché i segni prendono significato dalla parola che li situa, e quindi non si tratta di magia ma di segni che si situano all'interno dell'azione di Cristo. C'è una imposizione delle mani per significare che è lo Spirito Santo che compie l'azione, e poi la formula. Ci sono due formule, c'è la formula deprecativa e la formula imperativa. Il rituale dice che non si deve usare la forma imperativa da sola, ma deve essere preceduta dalla forma deprecativa e eventualmente dopo quella imperativa. Come ha fatto Gesù, la formula ripete in forma di preghiera: chiedo al Signore che tu lasci questa persona, che tu la liberi, eccetera. Questo mi sembra un punto estremamente importante. Non è una situazione duale tra l'esorcista e la persona esorcizzata. Ma l'esorcista è Gesù Cristo, ed è in nome di Gesù Cristo, cioè in nome di un terzo, che l'esorcista compie qualcosa, non è in nome suo. E il rito lo mette molto in evidenza questo. Questo è un tratto che riguarda anche la nostra società e che, secondo me, è uno degli aspetti che mi stanno più a cuore. Cioè, noi evolviamo verso una modalità di rapporto sempre più duale, sempre più
uno di fronte all'altro. Mi permetto di fare un esempio al limite dell'idiozia. In una coppia il marito dice: questo weekend andiamo al mare, e la moglie dice: no, andiamo in montagna. Perché bisogna fare quello che vuoi tu? Perché bisogna fare quello che vuoi tu? Cioè, fin tanto che il rapporto è duale, la legge di Maria imposta a Giovanni o la legge di Giovanni imposta a Maria, il rapporto è sempre cannibalico. C'è sempre uno che è mangiato. Finora in Occidente i rapporti hanno funzionato con un riferimento terzo, non è la legge di Giovanni imposta a Maria o la legge di Maria imposta a Giovanni, è che Maria e Giovanni sono entrambi sottoposti a qualcosa di terzo rispetto a loro. E questo vale anche nelle religioni. Ecco, non è la violenza. Se in un esorcismo non c'è il consenso e non c'è questa terziarietà, siamo in un rapporto di violenza. Qualche anno fa in Germania ho letto un rapporto di due ragazze che sono state esorcizzate per volere dei genitori a forza, e vi sembrerà stranissimo, ma sono morte tutte e due. E questo ha creato un caso e sono state poi aperta un'inchiesta. E concludo con l'ultima parte del mio titolo, cioè la possessione diabolica tra liturgia, è la parte che ho svolto adesso, e psicoterapia. Io mi limito ad alcune interpretazioni freudiane del diavolo. Freud è nato in una famiglia ebrea, è stato educato nella sua, non era praticante, ma è stato educato nella tradizione giudaica, e qui vorrei citare due testi, uno canonico, il libro del Siracide: chi accusa Satana accusa se stesso. E un altro testo, invece di un testo apocrifo, il Testamento dei Patriarchi: l'ira insieme con la menzogna è un male dalla doppia faccia, sottolineo doppia, e si uniscono insieme per turbare il cuore. Quando poi un'anima è turbata, in continuazione, il Signore si allontana da lei e la signoreggia Beliar, che è un demonio. Questi due testi biblici del Vecchio Testamento, cioè uno intertestamentario della tradizione del tardo giudaismo, come vi dicevo prima, il Testamento di Dan, e l'altro del Siracide, introducono la divisione soggettiva. Chi accusa Satana accusa se stesso, e il male dalla doppia faccia. C'è, mi permetto di dire, una psicologizzazione già all'interno di questi testi del male o del demonio che è Beliar. Freud si è occupato del diavolo durante tutta la sua vita. Opere, interventi pubblici, e parla del diavolo soprattutto come metafora di quella che lui all'inizio chiamava la controvolontà, e del diavolo come rappresentante del padre. Ruotano attorno a questo. All'interno, la conoscete, della sua concezione, soprattutto occupandosi di isteriche, notava nella prima fase, quella che noi adesso chiamiamo la teoria del trauma, che c'era un trauma rimosso, dimenticato, e questo produceva dei sintomi, e questa divisione, questa separazione dalla coscienza produceva dei sintomi, e la rimemorazione in qualche modo produceva una guarigione. Ha poi dovuto rendersi conto che le cose erano più complicate di così. E il riferimento è alla divisione della coscienza. E nella lettera a Fliess del 17 gennaio 1897 scrive: ti ricordi che ho sempre affermato che la teoria medievale della possessione, sostenuta dai tribunali ecclesiastici, era identica alla nostra teoria del corpo estraneo e della dissociazione della coscienza.
Quindi il diavolo come metafora del ritorno del rimosso, cioè di qualche cosa che ci torna dall'esterno, qualche cosa di estraneo a noi, qualche cosa che si impone a noi, e questo può capitare anche nelle normali nostre vite. Il diavolo come formazione di compromesso, che può rappresentare qualcosa di sessuale rimosso, qualcosa di aggressivo o qualche trauma. Dopo il 1920, e questo detto per comodità perché già prima aveva elaborato alcune cose, cioè dopo il principio di piacere, al di là del principio di piacere, Freud è costretto ad ammettere che è sufficiente traumatico, è sufficientemente traumatico come noi siamo fatti. Cioè elabora quella che viene chiamata la seconda topica, io, es, super io, cioè che la nostra soggettività è confrontata a distanze diverse e quindi ad una divisione, e questa struttura è normalmente conflittuale e può diventarlo molto, e possono tornarci in forme strane cose rimosse o non sufficientemente elaborate. È all'interno di uno scritto che parla di Unheimlich, che Musatti e Ranchetti hanno tradotto il perturbante, che è inquietante. Ho chiesto a Gerardo prima, letteralmente è inquietante, e i traduttori di Heidegger che utilizza questo termine dicono spaesante, cioè qualche cosa che ci angoscia, in parole povere, che si impone a noi angosciandoci. E l'ultima elaborazione di Freud è il diavolo come metafora del padre. Ne parla in una nevrosi demoniaca del secolo XVII e anche in quello che riguarda lui personalmente. Questo perturbante, questo qualcosa che ci viene dall'esterno, ci aiuta a capire qualcosa. Io tendo, mi permetto di dire, prendendomi la responsabilità di dire, che quello che si può spiegare, così mi comporto, ecco, che quello che si può spiegare con il meno non è necessario spiegarlo con il più, e cioè si può spiegare qualche cosa come conflitto intrapsichico, non vedo perché si debba scomodare necessariamente il diavolo. Diavolo è per Freud metafora e nome della divisione del soggetto, del conflitto psichico, del desiderio, dell'oggetto del desiderio, della mancanza. E questa mancanza ci riporta al giardino, perché le questioni di cui vi parlavo prima, su cui molti si interrogano oggi, è che gli umani sono confrontati radicalmente, non in quanto Giovanni, Maria, Francesco, ma in quanto umani, a qualcosa che manca, a un perduto. Tutte le culture avevano un racconto per dire che gli umani sono confrontati a un perduto. Noi abbiamo il giardino perduto, i giudeo-cristiani, i romani e i greci avevano l'età dell'oro e tutta una serie di miti che già tardi non voglio evocare qui. Però c'era un discorso per dire che eravamo confrontati a qualcosa che manca. Allora la rimozione, il rapporto tra corpo e psiche con la possibilità di somatizzare delle cose, la rimozione, il sintomo diventa un fatto di struttura di cui tutte le culture hanno cercato di rendere ragione attraverso diversi miti che raccontano la perdita di una originaria felicità. Naturalmente gli stigmata diaboli che fanno ritorno nella nostra cultura in modo perturbante e sconcertante ci invitano forse ad un ascolto che non li enfatizzi, ma anche non li liquidi troppo facilmente. Grazie.